Ben ritrovati con le notizie in 60 secondi. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 9 di martedì 20 agosto il vigente avviso di allerta meteo gialla, valido per tutta la Campania per piogge e temporali improvvisi, repentini e intensi. La tanto attesa pioggia dopo interminabili settimane di grande caldo porta con sé i primi allarmi. In via Cretaio a Casamicciola si è formata addirittura una cascata che dalla selva si è rovesciata sul manto stradale, evidenziando per l'ennesima volta le importanti criticità della nostra isola. Ieri mattina momenti di grande apprensione si sono vissuti a bordo di un'imbarcazione nel porto di Forio. Un diportista, mentre era a bordo con la barca ormeggiata ai pontili, è stato colto da un malore. Sul porto sono intervenuti medici del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Rizzoli. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha effettuato un nuovo sopralluogo sulla spiaggia di Cava dell'Isola a Forio. Purtroppo a Cava dell'Isola prosegue l'attività abusiva del fitto di lettini e ombrellone da parte di soggetti che si impossessano di parte dell'arenile. Ancora l'onorevole Francesco Emilio Borrelli nella giornata di ieri ha fatto visita alla spiaggia libera attrezzata di Citara. Ritengo assurdo che per fare una doccia, afferma, si debba pagare un euro. A Napoli tali servizi sono gratis. Prossimo appuntamento questa sera alle ore 20. Grazie per averci seguito.